Bene, pochi ma buoni, buonasera a tutti, grazie di essere qui per chi avrà il piacere di assistere a questa presentazione del libro di Roberto Quarterone, anzi dei libri di Roberto Quarterone, che prima di tutto è un amico, seconda cosa è un giornalista e terza cosa, forse la più importante di tutti, è un grande appassionato di questo bellissimo sport. Che, di cui siamo appassionati un po' tutti, altrimenti non saremmo qui, ovvero il basket. Intanto chiaramente diamo il nostro ringraziamento alla Virtus Club. Buonasera a te Roberto. Buonasera Michele, grazie a voi di essere venuti, grazie della presentazione, effettivamente grazie alla Virtus Club che ci ha messo a disposizione questa fantastica location, queste creazioni che ci stanno riservando moltissime sorprese e bellissime. Sì, assolutamente, noi fra l'altro siamo super impegnati in questo torneo, lo saremo fino a domenica, ci stiamo davvero divertendo. Abbiamo sconfitto l'Armata Rossa, che cos'è? È un bellissimo libro di ricerca sulla partecipazione, anzi sulle partecipazioni delle squadre siciliane ai campionati europei, e il titolo chiaramente richiama la storica vittoria del marzo del 90 di Priolo. Ciao Rita, chiaramente Priolo di Svetlana Kuznetsova, altro personaggio noto qui a Ragusa per aver collaborato con tante squadre, una passata d'acqua su tutte, ma anche personaggi che comunque in qualche modo sono stati legati a Ragusa, ovviamente Santino Coppa, ma io penso anche a Regina Street, che noi abbiamo visto proprio in questo impianto a cavallo tra gli anni 80 e i 90. Ora tu con le date sarai assolutamente più bravo di me, ma io la prima volta di Regina Street e di Ned Woodward la ricordo bene, perché ahimè l'età me l'ha fatta vedere, probabilmente anche Repubblica c'era. Anche perché per un lungo periodo io lo mettevo qui a Ragusa per fare le finali, quindi non lo ricordo. Esattamente, aveva problemi con il palazzetto, poi fece il palazzetto nuovo. Quindi anche in quel caso, voglio dire, un richiamo alla terra idea c'è, e non può non esserci quello della bella partecipazione della Passa d'Acqua Ragusa per 2 anni consecutivi, una combinata purtroppo con l'eliminazione ad opera della Galatasaray e un'altra ad opera di Girona. Poi ci abbiamo voce Gianni Recupido, che l'anno precedente era l'assistente allenatore di Gianni Lambruschi, invece l'anno successivo fumo eliminati con Girone era proprio il capo allenatore. Poi casomai se ti va ci fai 2 parole di ricordo su questa. Sono in inglese. E allora dunque io, e poi chiaramente come è fatto il libro è uno splendido lavoro di ricerca, perché ci sono foto d'epoca, ci sono dei cambellini minuziosi di tutti di arbitri ufficiali di campo, perché va poi lui è metodico nelle sue cose e le cose dove lui le trova, capito? E quindi lo puoi chiamare oppure ti puoi leggere, lo puoi trovare nel libro. Allora ti faccio la prima domanda Roberto. Dato che ci troviamo chiaramente a Ragusa e quindi magari concentreremo un po' di più la nostra breve, non vi preoccupate, discussione su questo libro, l'importanza della città di Ragusa, e qui ho ricordato qualcosa, qualche legame con appunto la storia di tutto questo, quella l'importanza della città di Ragusa nel basket e nella partecipazione europea delle squadre siciliane di basket. Posso cominciare, grazie a tutti i seduti, ribadisco, Ragusa è Basket City in Sicilia, perché chiaramente una delle due città insieme a Ribera aveva avuto due società professionistiche contemporaneamente. Ragusa aveva avuto la 2, ha avuto la B, attualmente la Serie B, ha la Serie 1 femminile, dunque è un polo importantissimo in cui c'è una crocevia di quello che è gestito in Sicilia. Perché è importante il basket anche italiano e anche europeo? Perché è l'ultima società ad aver portato l'Europa in Sicilia, avere questa vetrina al territorio italiano, cioè
sono sincero in generale, per dire la Sicilia esiste nel mondo del basket, è così lontano, sembra quasi un posto così lontano, diciamo sempre noi, quello che viene fuori la Sicilia viene al continente, sembra quasi che venga da un'altra parte, dall'America, invece no, c'è uno stretto che ci separa dall'Italia e poi verso l'Europa. La cosa importante nel basket internazionale perché è riuscita, in mio opinione, con la nostra lampada a tirare tante giovani la mia NBA, livello di gara internazionale, la nazione italiana, e questa è una cosa bellissima. E i due anni di Eurocup sono fondamentali nel processo anche di evoluzione della basket in Sicilia, perché? Perché sono anni difficili, sono anni difficilissimi gli ultimi, perché non è più il tempo dei contributi pubblici a pioggia, non è più il tempo di Milione in cui c'era l'Enter che finanziava con grandissimi, diciamo, denari queste formazioni che erano importanti e davvero competitiva anche in Europa. E comunque cosa si fa? Si deve fare un po' di propaganda dello sport e quindi magari la partecipazione alla Coppa Europea diventa che cosa? Una vetrina, proprio per dire che esistiamo, siamo attrattivi, possiamo anche attrarre le giovani di interesse molto più importante che quello locale, quello nazionale. Quindi arriva a Stundur, che comunque secondo me è una delle leggi più forti viste in Sicilia di sempre, dove prima si piace la regione street, c'erano queste americane fortissime. Comunque Ragusa ci ha provato, ci ha provato per due anni, ha fatto qualcosa che difficilmente si poteva fare in questo periodo, in questa fase storica in Sicilia, non si stiamo parlando. Ci hanno provato anche loro a fare un anno e sono scoppiati proprio per un anno a causa di questa Champions League, che purtroppo ha creato giù la società che adesso è anche in serie B. E ci ha provato, ci è riuscita anche a portarla avanti, ma come diceva anche Coach Repubblico, diceva anche di Valerio, anche altre persone che ho intervistato, grazie anche di disponibilità come momento stampa appunto di Ragusa, purtroppo il pubblico non ha risposto come anche dovrebbe. Questo ne parleremo, esatto. Fra un po' con Gianni Ragusa. Io volevo intanto salutare Nini Gebbia che in una partecipazione, quella poi con Recupero allenatore, quindi con un anno, era assistente appunto in questa bellissima competizione europea. E mi piaceva sottolineare come le partecipazioni delle squadre siciliane ai campionati europei, Roberto, hanno davvero un qualcosa di romantico e di, permettetemi un aggettivo, feroce allo stesso tempo, perché poi si tratta di sveglie nel cuore della notte, di settimane intere, perché si preferisce magari stare una settimana intera fuori piuttosto che tornare a casa e poi ripartire quando poi, perché poi tutto questo si deve intersecare con il campionato che si sta giocando. E allora davvero ci vuole un qualcosa in più, no? Magari rispetto a squadre che stanno in altre parti d'Italia o dell'Europa stessa e che per spostarsi hanno difficoltà sicuramente minori di quanto ce ne possiamo avere noi. E allora probabilmente la partecipazione delle squadre siciliane alle coppe europee ha qualcosa di speciale. Magari ce lo facciamo dire anche da chi c'era. Dico soltanto una particolarità prima di arrivare al coach Repubblico. Ho visto varie persone che erano nei 50, nei 60, raccontavano i gatti in terza classe nel cucetto, nei vagoni con i siti in legno, che erano le cose terribili, con i bambini con la porta legna, racconto sempre questa storia di giochi di quel periodo. Un po' purtroppo sempre questa cosa per le squadre europee, per le coppe europee, nel 90 e nel 2000. Arrivare in Siberia, cambiare quattro voli, dormire in pullman nel transfer, tornare indietro per allenarsi e andare a fare il campionato. Questo è quando ho preso per l'altro, non è quando ho in idea, è terribile questa cosa. E siamo Io ho utilizzato l'aggettivo feroce. Esattamente, un feroce. È feroce questa cosa, già dire pubblico. La domanda gliela fai tu, la collega giornalista, l'ho intervistato per troppi anni, quindi. Va bene, Gianni, sì, io cosa diciamo? Bravo, ancora bene, una certa cosa. Allora, intanto Gianni, io mi ricordo la tua intervista, la cosa che c'è che raccontassi tu cosa sarai, no? Andare a giocare in Turchia davanti a questo pubblico. Intanto devi immaginare un Ragusano che porta Ragusa a giocare in Turchia nel campo del Giordano, che sono in oggi. Una emozione che ancora a parlarne la voce ne trema. Tanto già all'aeroporto, visto che è immenso, no? E appena siamo arrivati non avevamo neanche uguali, arrivano gli servietti tutta strada facilitata, queste squadre che arrivavano per fare una partita di coppa,
quindi in 2 minuti abbiamo attraversato di Istanbul, ci hanno fatto controllo passaporto, immessi da un sottopassaggio direttamente dentro il pullman del Galatasaray, già attrezzato con gli schermi davanti, sedili più adattati ai giocatori di basket, quindi c'erano spazi infiniti, scortati dalla polizia, come se fossimo lavorare lì a San Mira, quindi già arrivare così in questa situazione è stata, e poi trovare la stadio e vedere le mani della squadra di Ragusa, per me Ragusa che calcamo di qualche anche con Girona è una delle squadre che fa l'Eurolega da più tempo e fanno sempre ottimi risultati, insomma è stata una sensazione per me, dato la possibilità di poter vivere questa esperienza. Troppo emotivamente, Poi so che il coach dopo Sentino Coppa, la mia cosa ci aveva pure bene. Sì, io sentendo, io invito Sentino, ho vinto tanto, però se penso che quando ero bambino io già sarei stato contento di vedere qui la Virtus, di poter fare l'assistente a Mimmi per inserire in vita, ragazzi, poi invece mi sono trovato una squadra di Ragusa, fare il campionato italiano, fare la finale per lo scudetto, fare le coppe europee, penso che è andato molto al di là di quelle che potessero essere le mie aspettative, dei miei sogni, quindi sono veramente grato per aver fatto questa esperienza. Grazie a voi. Grazie Gianni. Io intanto devo dare un saluto alla Presidente della Virtus Club, Serena Sabatini, che ringraziamo veramente per l'ospitalità. Grazie Sabrina. Chiaramente poi c'era una sorta di rammarico, no Gianni, che probabilmente forse o probabilmente i ragusani non hanno capito fino in fondo l'importanza di questa cosa che abbiamo fatto, che è stata forse anche più grande rispetto alle nostre possibilità economico-logistiche rispetto a quello che abbiamo parlato prima, perché squadre come Girona, ma come il Galatasaray stesso l'anno prima, no? Mi pare che tu questa cosa l'hai sottolineata nel libro, ma io nelle tantissime volte che abbiamo fatto tante chiacchierate te l'ho sentita dire, forse questa cosa non è stata capita fino in fondo e non è stata capita l'importanza. Quando si è stato in corso anche credo solo che veramente per la città e Girona, ma anche Sesto, la Sesto, o Latina che la scuola va, è il massimo ci sono, quando mi capita di vedere squadre al top, in Europa, che giocano, sono questa la persona che sono, quindi le sono le venti a diciamo anche che dovrebbero essere i reti che portano lo sport di vertice, perché noi oggi qui a Ragusa abbiamo uno sport veramente di base, però i ragazzi entrano e devono fare attività anche fisica, anche diventare bravi, perché un giorno diventare già dei professionisti, ma tra virgolette c'è anche il circo mediatico, cioè io organizzo una Coppa Europea anche per avere gente che ha il palazzetto, anche per vendere i biglietti, anche per sostenere l'attività della stessa. Non è solo questo, diciamo. Assolutamente. C'è una parte molto interessante secondo me nel libro, che è praticamente quando poi Priolo prende Kurz, che per i non addetti ai lavori sarebbe sempre Svernano, Kuznetsova, e lei si trova a giocare nella stessa squadra con Regina Street, in un momento storico, socio-politico in cui la guerra fredda ancora non è così tanto finita, e allora una russa si trova a giocare nella stessa squadra con un'americana, probabilmente per quei tempi era qualcosa di unico, di più unico che rara. La prima volta, sì, assolutamente, e questo è un esperimento secondo me tra l'altro molto ben riuscito, perché poi sappiamo come andare a finire a livello sportivo e i risultati sportivi non li vinci se non hai un gruppo che sia molto affiatato. E in questo caso ti volevo chiedere, rispetto al dibattito, no, che si è creato in queste settimane sulla partecipazione degli atleti russi alle varie competizioni, no, sportive di ogni tipo, di ogni genere, devono partecipare, non devono partecipare, lo sport deve essere legato o slegato da questo tipo di cose qua, tu che cosa ne pensi? Ah, intanto c'è questione, questa era la domanda intelligente che mi ero preparato, giustamente.
intanto sulla questione Queen Street fu una genialata di Lunger, che è il presidente scomparso di recente di Brioma e di questa due coppa, che fecero un blitz al Mosca per strappare all'Armata Rossa, appunto al CSKA, a Kuznetsova, e portarla a Brioma a giocare per la prima volta con l'americano, quindi questo doppio straniera fu una cosa molto clamorosa anche per le cifre che vengono sborsate, anche per questi sponsor, perché appunto Triolo è sponsorizzato dalla Elliot, che era, prendeva, diciamo, il gas russo, oggi proprio di grandissima attualità, quindi una sorta di geopolitica che venne inserita nell'ambiente cestistico. Abbiamo visto la questione degli atleti russi, scusi, alle competizioni è molto spinosa, perché veramente il mix tra politica e sport porta sempre alle distorsioni non troppo positive. In passato molte volte il CONI ha estromesso delle nazioni intere, delle nazioni, dei locali, delle Olimpiadi, dalle competizioni internazionali, ma chiaramente quest'anno può essere per un breve periodo. Chiaramente tutti quanti ci auguriamo che al presto finisca questa guerra terribile e che possano anche ritornare a competere in Olimpiadi. Ma è chiaro che bisogna volte, perché bisogna anche dare sui segnali. Tu fai una guerra di questo tipo, una guerra d'attacco e comunque di Ucraina, non puoi passarla per questa liscia, non puoi essere impunito. E anche le persone che vanno a sostenere lo sport devono avere veramente un danno. Le sanzioni economiche sono un danno per l'economia locale, anche le sanzioni sportive possono essere un danno anche in termini di propaganda, in termini di interesse, diciamo, del pubblico nella questione. Vi togliamo pochissimo tempo ancora, perché passiamo dal troppo grande al troppo piccolo, perché un'altra delle pubblicazioni che ha fatto Roberto invece riguarda proprio le Minors, le cosiddette Minors dell'altro basket, che poi sono tutti campionati minori, e tu riproponi in buona sostanza quelle che sono state tutte le pubblicazioni sui social di una delle pagine più rinomate in questo senso. Sì, appunto, per concludere, Storie Minors e Altro Basket è un volume che raccoglie 12 storie in realtà. Sono 12 storie che non sono sentite da nessuna parte, che riguardano un po' il basket minore. Di alcune ne sono trovato io, perché si parla di Sicilia, perché questo è il mio ambito. Si parla un po' di basket a cui ho tutti i appunto Minors. Si parla di Pepe Poeta, che è stato di recente, e dei suoi avversari più famosi, suoi diciamo marcatori, che è vero, come Teresa Marco Pozzo, che terminò Marco Verde Rosa, per dire due locali. Si parla tanto di quello che è il basket più veramente terra-terra, ma non terra-terra nel senso di livello scarso, ma di base, perché come dicevo prima, se c'è un nome del circo dello sport, ovvero uno sport che serve per vendere biglietti, per creare interesse, per cercare di creare uno spettacolo che possa essere di appeal per tutti quanti, c'è anche lo sport di base, che è quello per creare amicizie, per fare... quello più bello, più genuino, probabilmente. Assolutamente sì, prima parlavamo con Dario del fatto che c'è lui anche in una di queste fotografie, perché si parla di gambe di altri, si parla di basket in carrozzina, si parla di basket veramente minore, nel senso che non è così famoso, non circolano i milioni di euro che possono giocare in Serie A le coppe europee, ma è il bello anche della nostra pallacanestro, che può andare dal micro al macro, e la dobbiamo guardare in tutte le versioni, come facciamo con i giornalisti noi. Assolutamente sì, io se c'era qualche intervento da parte vostra era ben accetto, altrimenti non deve essere. Grazie, dato fuori una di queste cose bellissime del mondo sport. Grazie a voi. Roberto è disponibile per autografi, foto e quant'altro. Free hugs, no? Esatto, è stato un po' di